Il Torino di Ventura ritorna in campo per la quarta volta durante il ritiro estivo e supera per 4-0 il Savona, formazione militante in Lega Pro 1 durante l'amichevole. Per l'occasione, il tecnico ligure può provare Cercio e Immobile titolari assieme, affidando ancora una volta le chiavi del centrocampo a Farnerud, con El Kaddouri e Vives interni ed Ambrosio e Darmian sugli esterni. Davanti a Padelli, la difesa vede Capitan Glick, Bovo e Moretti. Il caldo monregalese, i carichi di lavoro di questi giorni e soprattutto un Savona che prova a fare la sua partita rendono il test per il Granata piuttosto interessante. Il tandem delle meraviglie in avanti fatica a trovare i tempi giusti e l'intesa tra Cerci ed Immobile ancora non è brillante. Ma ci pensa Emiliano Moretti, dopo una rete annullata per fuorigioco a Vives, ad aprire le marcature sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio arriva poco prima dell'intervallo e, manco a dirlo, porta la firma di Ciro Immobile, che durante il riposo il tecnico Ventura lascerà negli spogliatoi per dare spazio al nuovo acquisto l'Arrondo. Unica tegola del primo tempo, il colpo al costato che ha costretto Omar El Kaddouri a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Nelle prossime ore si valuterà l'entità del suo infortunio. Nella ripresa, comunque, c'è spazio per Rodriguez e Maximovic, con Moretti schierato esterno mancino a centrocampo e Bellomo in cabina di regia al posto di Farnerud. In avanti la coppia Meggiorini e l'Arrondo. È proprio l'attaccante argentino, ex Siena, a rendersi protagonista di questa seconda frazione di gioco, con la doppietta che chiude l'incontro. Dapprima finalizzando un bell'assist proprio del compagno Meggiorini, e poi raccogliendo una corta respinta del portiere savonese. Adesso i Granata ritorneranno a lavorare, in vista dei prossimi impegni. Lunedì ci saranno i ciprioti dell'Apollon Limassol, e giovedì prossimo toccherà al Novara. Ultima gara amichevole di questa seconda parte del raduno estivo del Toro di Giampiero Ventura.